parlare il senatore La Russa, ha facoltà per 10 minuti. Devo parlare, scusa. Grazie Presidente. La occasione che viene offerta è di parlare oggi in sede di discussione generale di questo importante decreto non va sprecata. Se avessimo deciso di passare direttamente alle dichiarazioni di voto saremmo stati disponibili e il collega di Fratelli d'Italia, senatore Iannone, che esporrà la nostra decisione sul voto e le motivazioni, sarà esaustivo. A me tocca quindi soltanto esaminare alcuni aspetti politici di questa votazione, di questa giornata. Vede, capita oggi che votiamo su una scuola tenuta prigioniera per tutto il periodo del Covid-19, tenuta senza alcuna prospettiva di uscita, perché mentre negli altri paesi si è capito subito in che direzione volevano andare, da noi, signor Ministro, con tutto il rispetto, avete discusso, ma è un modo gentile di dire che avete litigato pesantemente su quale prospettiva far prendere alla nostra scuola, su come avviare la fine dell'anno scolastico, sui contratti o meglio ancora su come regolarsi coi precari. È stato un ondeggiare che, ad avviso di chi parla, è finito con un nulla di fatto, con una sorta di non decidiamo, decidiamo di non decidere, ripartiamo con i precari come al solito, poi vediamo in corso d'opera quello che succede. Ma quello che è più grave, a mio avviso, è che in una occasione come questa, ancora una volta, la decisione viene presa esulando quasi per intero dalla possibilità di intervento delle Camere, Camera e Senato. La Camera neanche potrà guardarlo questo provvedimento perché arriva agli sgoccioli, e il Senato stesso, beh, decidete voi se ha potuto esaminarlo veramente nella sua delicatezza e completezza. Io credo che non si può trattare la scuola in questa maniera. La scuola è il luogo dove formiamo le future generazioni, è il luogo dove lo Stato deve dare il meglio di sé, è il luogo dove certi conflitti tra scuola privata, che ci vuole a capire l'importanza accanto a quella sacrosanta della scuola pubblica, che ci vuole a essere tutti d'accordo sull'importanza della scuola privata parificata e non. Non è che ci voglia tutto questo dibattito, questa discussione. Io credo che questa materia non poteva risolversi con una ennesima fiducia. Ancora una volta il governo si rifugia dietro la fiducia. Ancora una volta un maxi emendamento, un emendamento. E noi, caro Iannone, che dovrai poi punto per punto cercare di far capire qual è la nostra profonda critica all'operato del governo, si è rifugiato al diteci o sì o no, perché altrimenti la fiducia vuol dire questo, altrimenti questo governo, non avendo la fiducia, non c'è. E questo Parlamento la fiducia ve la darà. Non so quanta fiducia abbiate da parte degli elettori. Quando è che chiederete la fiducia agli elettori? Quando è che domanderete agli italiani se vogliono questo governo o un altro? Fra un po' si vota per le regionali, cade anche l'alibi del non si può votare in periodo di coronavirus, perché non solo voteremo nelle regioni interessate, ma per il referendum sulla riduzione dei parlamentari, giustamente, voteremo in tutta Italia. E allora la fiducia chiedetela agli italiani, vediamo che tipo di governo vogliono. Vedete, in una giornata come questa, a me sovviene il ricordo di una persona che ho avuto l'opportunità di conoscere solo marginalmente, ma ahimè 40 anni fa c'ero già,
e Tobagi, che venne assassinato 40 anni fa da un gruppo di aspiranti brigatisti. Era una sorta di esame di maturità per entrare tra le Brigate Rosse. Dovevano uccidere un coraggioso e inerme giornalista, lo fecero. Tempi difficili, lo cito per ricordarlo, per onorarlo, ma anche per ricordare a tutti noi che tempi difficili ne ha passati l'Italia. E gente coraggiosa ce n'è stata, come Tobagi, che pochi giorni prima della sua morte aveva scritto un articolo attaccando le Brigate Rosse, dicendo che non erano samurai invincibili. Così come cinque anni prima, un ragazzo di 17 anni aveva scritto un tema in classe contro le Brigate Rosse e aveva pagato con la vita. Cinque anni dopo Tobagi scrive un articolo e paga con la vita. Periodi difficili ne abbiamo attraversati, ne siamo usciti con coraggio, con forza, con unità, anche quando è stata necessaria. E allora non ci siamo mai immaginati in quegli anni di dire: state buoni, non si può votare, state buoni, comanda solo il governo. Non l'ha fatto chi era al governo, noi eravamo all'opposizione. Non c'è alibi oggi per quello che sta avvenendo. Mi fa sperare bene il fatto, la circostanza, che a fronte del tour delle frecce tricolori che stanno attraversando tutti i luoghi di sofferenza d'Italia, la gente si raduni tenendo le distanze, ma spontaneamente nelle piazze, nelle strade, per applaudire quell'attimo di passaggio di un simbolo della nostra identità, della nostra patria. Mi fa ben sperare. Mi fa tristezza che un sindaco, il sindaco di Bologna, abbia detto: non uscite mentre passano i tricolori, dovete stare attenti a non unirvi nelle piazze. Allora non farle passare le frecce tricolori, o vuoi che passino e la gente non le guardi? Cioè l'esempio della incongruenza delle direttive di questo governo. Le frecce tricolori sì, ma il sindaco dice non guardatele. E allora concludo, come vedete, senza affondare il colpo sui provvedimenti del decreto, ripeto, a questo provvederà il senatore Iannone, ma affondando il colpo sulla inadeguatezza di questo governo, che comincio ad avere il sospetto abbia, con l'alibi, per carità, a volte giustificato, del pericolo del contagio, abbia il quasi piacere di far perdurare il più possibile uno stato di soggezione del corpo elettorale e una pretesa di silenziatore nei confronti dell'opposizione. Questo giochino non può durare. Questo decreto è la prova provata che non siamo nella condizione ancora di avere un governo in grado di dare risposte chiare, risposte pronte, risposte definitive, che la scuola, gli insegnanti, gli studenti, le famiglie degli studenti assolutamente meritano. Grazie.